Il mondo è pieno di ogni genere di ristorante, dai fast food a quelli più raffinati. La maggior parte di essi segue una linea tradizionale, ma ve ne sono alcuni che sono stati realizzati allo scopo di rendere il più unica possibile l'esperienza. Infatti, l'ubicazione di questi locali è davvero incredibile, in alcuni casi geniale, in altri piuttosto raccapricciante. Nel video di oggi vi mostro 10 tipi di ristoranti più incredibili al mondo. Prima di cominciare, ricorda di iscriverti ed attivare le notifiche per non perdere i prossimi video del canale. Numero 10. Nei cimiteri. I bar nei cimiteri non sono rari. In molti di questi luoghi sono infatti presenti dei caffè dove visitatori in lutto possono fermarsi per un rinfresco. Ma in alcuni cimiteri sono presenti anche dei ristoranti per soddisfare pienamente gli ospiti. Tuttavia, un ristorante in India è decisamente andato un po' oltre. Infatti, il nuovo locale Lucky ad Ahmadabad, oltre a trovarsi sul sito di un vecchio cimitero musulmano, i suoi tavoli sono disposti intorno a delle tombe. Numero 9. Nelle grotte. Probabilmente quando visiti una grotta immagini luoghi cupi ed umidi pieni di rocce, stalattiti e stalagmiti, ma anche questi luoghi sempre più spesso vengono trasformati in locali di tendenza. Uno dei più famosi è il ristorante Grotta Palazzese che si trova in Puglia a Polignano a Mare e si ritiene risalga al 1700, come dimostra la sua raffigurazione in un dipinto del 1783. Oggi offre un'esperienza gastronomica raffinata con vista sul mare Adriatico. Mentre lungo il fiume Yangtze in Cina, dopo aver percorso un sentiero di 30 metri, si raggiunge una grotta di montagna dove gli ospiti possono godere di un'insolita esperienza gastronomica. In Asia questi locali in grotta sono diventati una tendenza per la ristorazione e ne sono presenti molti nelle zone più rinomate. Numero 8. Nei bagni pubblici. Probabilmente i servizi igienici sono l'ultimo posto in cui penseresti di mangiare e infatti non potresti mai aspettarti di trovare al loro interno un ristorante o un bar. Eppure, anche in questo caso, qualcuno ha pensato di trasformare certi luoghi in disuso in popolari locali. Edifici un tempo squallidi e sporchi trasformati in ristoranti alla moda. Un popolare fast food di Berlino, ad esempio, conserva ancora le piastrelle originali dei vecchi bagni. E per tematizzare al meglio la zona, i tovaglioli vengono distribuiti attraverso un portarotolo di carta igienica. Nel Regno Unito questi speciali bar stanno nascendo sempre più spesso, dato che anziché demolire vecchi bagni pubblici si preferisce convertirli in caffè alla moda. Numero 7. In vecchi aerei. Ultimamente anche gli aerei in disuso vengono riutilizzati come ristoranti. Alcuni offrono esperienze raffinate, mentre altri vengono realizzati con tematizzazioni decisamente bizzarre. In Malesia, gli ospiti di questi particolari locali possono gustare un pasto di tre portate in un vecchio Boeing 737 convertito. Fedeli al tema della compagnia aerea, anche i menù ordinabili che sono tre: Economy, Business e Prima Classe. Numero 6. Nei manicomi. Il macabro periodo delle cure per la salute mentale presso istituti Lager è fortunatamente concluso e quindi molti grandi manicomi sono stati abbandonati. Basta la storia di questi edifici per creare un'atmosfera inquietante e oscura. Tuttavia, le loro dimensioni, l'architettura e le località spesso li rendono ideali per la riqualificazione in strutture come hotel e ristoranti di lusso. Ed è per questo che in tutto il mondo molti di questi grandi edifici sono stati trasformati in locali di tendenza.
L'idea di cenare in un ex istituto psichiatrico sembrerebbe scoraggiante, ma pare che alla gente la cosa non dispiaccia. Numero 5. Nelle lavanderie. La maggior parte delle lavanderie a gettoni possiede al massimo qualche distributore di snack automatico e spesso combattere la noia durante i lavaggi è decisamente difficile. Per questo una compagnia di lavanderie self-service ha avuto l'idea di integrare questi posti con veri e propri ristoranti, caffè o bar. L'innovativa idea ha preso campo in Germania, dove i proprietari di una lavanderia automatica hanno iniziato a offrire caffè spuntini ai propri clienti. La cosa è presto decollata in tutta Europa fino a diffondersi negli Stati Uniti e in Australia. Molte di queste lavanderie assomigliano a locali notturni e ristoranti. Alcune offrono persino spettacoli di intrattenimento dal vivo. Numero 4. Nei vecchi tunnel ferroviari. La maggior parte delle città moderne ha labirinti di vecchie gallerie ferroviarie nascosti sotto le strade. Questi tunnel sono luoghi decisamente spaventosi che pochi vorrebbero visitare. Tuttavia è stato riconosciuto il valore storico di queste gallerie scatenando l'interesse ad aprire ristoranti e bar sotterranei. In genere ci si potrebbe aspettare di trovare al massimo un bar o un distributore automatico presso una stazione, ma adesso alcuni proprietari di ristoranti stanno cercando di offrire un'esperienza culinaria unica. Infatti a Sydney, Londra e Parigi sono stati avviati dei progetti per riqualificare alcune gallerie metropolitane in disuso, trasformandole in un complesso di bar e ristoranti alla moda. Numero 3. Negli alberi. Alcune persone per cenare devono addirittura arrampicarsi su un albero. Questo avviene in diversi paesi come la Costa Rica e l'Australia, dove sono presenti ristoranti e caffè costruiti attorno ai rami di enormi arbusti, a cui si può accedere semplicemente salendo le scale. Ma i ristoranti di questo genere più avventurieri si trovano in Thailandia, dove gli ospiti vengono letteralmente issati sulle cime degli alberi per poi ricevere le portate grazie ad una serie di cavi che partono dal terreno sottostante. Numero 2. Nelle cripte. Solitamente le cripte vengono utilizzate per seppellire i morti. Tuttavia nei tempi moderni i resti umani al loro interno spesso vengono trasferiti lasciando grandi spazi vuoti. In alcune parrocchie trovano comunque un modo decisamente innovativo per utilizzare queste aree, trasformandole in ristoranti o bar. Parigi e Londra sono tra le città che possiedono il maggior numero di ristoranti, anche di successo, all'interno di ex cripte. Numero 1. Appesi per aria. Se non soffri di vertigini, potresti partecipare a questa cena di lusso. Nel 2006 un'agenzia di comunicazione belga, in collaborazione con una società di parchi di divertimento, hanno realizzato un bizzarro concetto di ristorazione, Dinner in the Sky, dove fino a 22 persone siedono su una piattaforma che viene sollevata da terra a 50 metri d'altezza, per godersi un pasto fuori dagli schemi. Questa particolare esperienza è stata proposta in oltre 40 paesi. Quale fra questi incredibili ristoranti vi ha colpito di più? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se il video ti è piaciuto lascia un like, condividilo e non dimenticare di iscriverti al canale. Grazie della visione.